Se bisogna indicare la squadra più attiva nelle prime fasi del calciomercato, da quando ha avuto ufficialmente il via la sessione estiva, è sicuramente la Juve. I bianconeri sono riusciti a chiudere l'acquisto dei due centrocampisti che servivano e che corrispondono ai nomi di Douglas Luiz e Khéphren Thuram, in attesa che arrivi a buon fine anche l'accordo per Teun Koopmeiners, a cifre ancora più alte. Cristiano Giuntoli, però, non pensa solo al centrocampo, perché nel mirino degli uomini mercato è finita anche la difesa. Federico Gatti è al centro di diversi interessi di stampo internazionali e anche per Gleison Bremer si vocifera un interesse caldo da parte del PSG, ancora solo un'idea. A prescindere dalle uscite, Thiago Motta chiede una rivoluzione profonda anche nel reparto arretrato, a partire dai due centrali che serviranno a tenere alta la linea e impostare il gioco. Per questa ragione, i bianconeri sono sempre più vicini a chiudere l'arrivo di Todibo, un perno importante attorno a cui costruire la manovra. I possibili affari in entrata potrebbero non chiudersi qui. La Juve punta il big del Liverpool, servono 45 milioni. Nelle idee che potrebbero prendere sempre più piede nella Juve c'è anche una pista che conduce direttamente dalle parti di Liverpool, e quindi al possibile arrivo a Torino di Ibrahima Konaté. Il classe 1999, 25 anni compiuti a maggio, è da tempo nel giro della nazionale francese e ha una fisicità impressionante, che gli ha permesso di essere un riferimento molto importante nell'ultima edizione della Premier League. Non a caso, il Liverpool ha puntato forte su di lui e ha intenzione di farlo anche nel prossimo futuro, ma dovrà resistere dalla tentazione di monetizzare il suo addio e dai possibili assalti dalle big internazionali. La Juve ha tutte l'intenzione di fare almeno un tentativo per acquistare il ragazzo, ma è ben consapevole del fatto che la valutazione non sia per nulla bassa. Per far vacillare gli inglesi, bisogna mettere sul piatto almeno 40-45 milioni di euro, una cifra decisamente alta per un difensore. Certo, con una cerniera centrale tutta a marchio transalpino, sarebbe davvero difficile per le avversarie passare e forse renderebbe i piemontesi una delle principali candidate allo scudetto per la prossima stagione, alla stregua dell'Inter. Chi è Francisco Conceicao, accostato alla Juventus? Francisco Conceicao, o semplicemente Conceicao Junior? Questo l'ultimo nome accostato al mercato della Juventus, 21enne figlio di Sergio che gioca nel Porto come esterno destro offensivo di piede mancino, sfruttando le sue grandi doti di dribbling e rapidità. Nel suo più recente passato un europeo positivo con il Portogallo, coronato dal gol al 93 contro la Repubblica Ceca al suo terzo minuto in campo in partite ufficiali con la nazionale che ha acceso su di lui i riflettori di diverse squadre in giro per l'Europa. Punto. Chi è Francisco Conceicao, nato il 14 dicembre 2002 a Coimbra, in Portogallo? Francisco inizia il suo percorso di formazione calcistica a 8 anni, quando il padre, Sergio Conceicao, ex giocatore di Lazio, Parma e Inter, oggi allenatore, torna in patria dopo l'esperienza in Belgio allo Standard Liegi. Aggregato al Belenenses, viene poi subito tesserato dallo Sporting Lisbona, che affianca ad altri gioiellini del calibro di Nuno Mendes. La carriera dopo 6 stagioni con lo Sporting, nel 2017 con Conceicao Junior. Segue il padre al Porto. Con l'Under 17, nella stagione 2018-19 colleziona 15 gol in 15 partite e in molti cominciano a paragonarlo niente di meno che a Leo Messi. Nel 2020-21 Francisco viene inserito pressoché stabilmente in prima squadra, con 17 presenze totali,
È in quell'annata che arriva anche l'esordio in Champions League, proprio contro la Juventus. Aveva appena compiuto 18 anni, e anche la nazionale cominciava ad accorgersi di lui. Ecco quindi la convocazione per la fase a gironi del campionato europeo Under 21 del marzo 2021, dove diventa il marcatore più giovane di sempre nel torneo. Meno proficua, ma comunque formativa l'esperienza all'Ajax nella stagione 2022-23, in cui accumula 28 presenze con una rete e 3 assist. A seguire il rientro a casa, che gli fa decisamente bene. Per lui, nell'ultima annata calcistica, 43 presenze con 8 gol e altrettanti passaggi decisivi, un bottino che gli vale la chiamata del Portogallo per le amichevoli di marzo e giugno, e poi quella per gli europei. Juventus, SI chiude per 30 milioni, addio a sorpresa. Si chiude per 30 milioni la trattativa che ha visto il club fare sul serio per la cessione di un titolarissimo della Juventus. Fa sul serio la società che ha voglia di portarlo via dai bianconeri, nonostante sia stato un punto fermo della Juventus di Allegri e quello che sembrava poter essere anche del nuovo progetto con Thiago Motta in panchina. La Juventus si sta rifacendo nuova e dopo le voci circolate su Federico Chiesa, che pure saluterà i bianconeri, un altro calciatore è finito nel mirino di un club che fa sul serio per portarselo via dai piemontesi. Calciomercato, via dalla Juventus, un club fa sul serio per un titolarissimo. Il calciomercato sta vedendo protagonista la Juventus, sia in entrata che in uscita. Oltre ai grandi colpi che sta portando a casa Cristiano Giuntoli, occhio però alle separazioni, con qualcuna anche dolorosa, in termini qualitativi per la rosa di Thiago Motta e per il legame con l'ambiente bianconero. Perché dopo Chiesa, un altro dei titolarissimi di Thiago Motta potrebbe separarsi dalla Juventus, andando verso un'altra soluzione dopo l'insistenza da parte del club nel portarselo a casa. A riportare la notizia su Federico Gatti è il collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, che ha svelato che il Newcastle sta facendo sul serio per il colpo Gatti, nonostante le volontà del difensore bianconero nel restare alla Juventus. Mercato Juventus, l'offerta del Newcastle per Federico Gatti. Il difensore della Juventus, Federico Gatti, piace tantissimo al Newcastle. Tant'è che il club dei Magpies sta puntando forte su di lui, spingendosi verso la proposta economica da 20 milioni, compresi di bonus. La Juventus, conscia delle volontà anche di Gatti nel restare in bianconero, alza la posta. Ma di fronte poi ad un'offerta irrinunciabile, come quella di 30 milioni di euro, la Juve a quel punto andrebbe a spingere il calciatore verso il Newcastle, così da poter poi finanziare il mercato stesso che sarà per questa calda estate appena cominciata. Ultime su Gatti. La Juve può rifinanziarsi la difesa, perso Calafiori, sul quale il Bologna chiedeva una cifra maggiore alle possibilità dei bianconeri e con destinazione in Premier League, la Juventus se dovesse vendere Gatti, andrebbe su un altro centrale. Tra le voci di mercato c'è quella di Todibo che arriverebbe in prestito con opzione di riscatto, ma senza Gatti, la Juve si spingerà oltre. Con i soldi incassati per il centrale ex Frosinone, a quel punto la Juventus potrebbe affiancare un altro centrale a Gleison Bremer.